Quanto credete che un film possa ridurre il livello dell'intolleranza nel mondo? Molto? Poco? Vediamo. Il film esce nel 1916, dunque in piena guerra mondiale, no? Fu un clamoroso insuccesso. Il suo messaggio di pace venne considerato inopportuno, infatti gli Stati Uniti entrano in guerra nel 1917. Attenzione, siamo appena all'inizio. La voce dell'intolleranza si manifesterà ben più forte nella seconda parte del secolo. Paradossale per un secolo in cui gli uomini sono convinti. Vediamo insieme alcuni esempi. Massi, anno 1922, nazioni Grecia e Turchia. Ma che è matto, professor? 1 2 a 0, professor. Ickese. Una data in Fausta che tutti dovreste conoscere. Germania 1933. Ecco, questa è una mancanza veramente spaventosa. Anche se dimostra che sapete scrivere il tedesco. Prego. Il Pakistan hanno appena raggiunto l'indipendenza. Cosa succede tra musulmani e indù? Forse vi parlo di cose troppo remote. Vogliamo vedere qualcosa di più conosciuto? Vietnam 1965, Irlanda del Nord 1969, Sudafrica 1969, Israele 1971. Ah, non eravate nati? Non leggete i libri? Non andate al cinema? No, famo del meglio, professore. Vogliamo vedere qualcosa di più recente? Etiopia, Ruanda, 1992. Sarajevo, 1995, va bene? Troppo lontano! L'intolleranza è naturale. L'uomo ha paura, si difende. L'ignoranza è la chiave del processo del razzismo. Per reagire al razzismo bisogna studiare. Solo così si impara che non esistono le razze, che c'è una sola razza, la razza umana. Che bisogna amare tutti i popoli, bisogna salvarli dal comune dolore, perché il sangue che scorre per le vene è lo stesso per tutti gli esseri umani. L'intolleranza fa parte di noi. Sta a ognuno di noi sconfiggerla. Ognuno la sua.